Euronews ha contattato nella capitale del Mali, Bamako, Ignacio García Martín, un geologo spagnolo che si trova nel paese per lavoro. Questa la sua testimonianza telefonica dall'albergo dove alloggia. La strada è sotto il controllo dei militari. Ci sono pattugli ovunque, ma al momento non sento più gli spari. Stanno saccheggiando quello che possono dagli alberghi con la scusa di cercare il presidente. Sono arrivati al mio albergo con un camioncino, diverse auto rubate e delle moto. Quando sono entrati hanno rubato tutti gli alcolici, le bevande e poi hanno saccheggiato la reception e preso le chiavi delle camere per controllarle. Abbiamo contatti con il mondo esterno solo attraverso il telefono, niente più. Quando sono entrati ho visto che stavano prendendo i telefoni agli altri, ho tenuto il mio in tasca e non me l'hanno più chiesto. Qui la gente reagisce con tranquillità, in modo molto più naturale di noi. Sono tutti abbastanza tranquilli. Le Nazioni Unite e le potenze mondiali, da Parigi a Washington, hanno condannato il golpe e chiesto il ripristino dell'ordine costituzionale.